ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Un saluto a tutti i radioascoltatori di ANG in radio Agropoli Generation. Oggi siamo qui con Maria Rita da Parigi. Buonasera Maria Rita, raccontaci di te e di ciò che fai. Allora, io sono arrivata a Parigi 4 anni fa in servizio civile presso le ACLI. Una volta terminato il mio progetto, che è durato un anno, sono rimasta in contatto con l'associazione e ho cominciato a occuparmi come volontaria di diversi progetti all'interno dell'associazione, tant'è che l'anno scorso abbiamo addirittura creato un gruppo giovanile dove proponiamo delle attività rivolte ad un target più giovanile, appunto. Ho capito. Va bene. Se sono d'accordo possiamo iniziare con le domande? Vogliamo iniziare, Tina? Buonasera. Ciao. Ciao, allora, nella tua attività da subito ti sei occupata di sociale e a quanto pare lavori a stretto contatto con le persone. Come è nata questa tua propensione verso il prossimo? Allora, penso che sia qualcosa di innato. Fin da piccola mi sono solo trovata a mettermi a disposizione degli altri e a fare delle attività volontarie senza neanche rendermene conto. Nel mio piccolo cercavo di aiutare le famiglie più in difficoltà del mio paese, magari portando i bambini a scuola oppure aiutandoli con i compiti. Con il passare del tempo diversi interessi si sono sommati a questo di fare un po' del bene, di sostenere e di sostenere degli altri e sono arrivata dove sono ora. Perfetto, allora penso che possiamo procedere con Luigi. Buonasera. Sì, volevo chiedere quali sono le difficoltà maggiori per un giovane che decide di trasferirsi all'estero per trovare lavoro e magari costruirsi un futuro? Allora, prima di tutto penso che sia quello di dover lasciare la propria famiglia o comunque i propri affetti e le proprie abitudini. Quindi un po' uscire da quella che si chiama la comfort zone. Poi una volta arrivati in una nuova città, fondamentale è capire i meccanismi e le abitudini del nuovo paese, perché anche se l'Italia e la Francia sono dei paesi molto, molto simili, quindi non è che si può parlare veramente di uno shock culturale una volta arrivati in Francia, però sicuramente ci sono delle peculiarità che sono proprie a questo paese e non avendoci mai vissuto prima uno non se le può immaginare, ma la cosa fondamentale è veramente proiettarsi nel nuovo contesto. Perfetto. Procediamo con Raffaele. Sì, Maria Rita, buonasera. Buonasera. Allora, personalmente quante differenze hai riscontrato proprio tra la Francia e l'Italia? Allora, sicuramente come dicevo non ho vissuto uno shock culturale perché siamo dei paesi molto, molto vicini, siamo dei paesi cugini. Sicuramente non mi ritrovo nello stereotipo che vuole i francesi un po' spizzinosi e arroganti.
ma posso dire che a differenza degli italiani sono abbastanza chiusi e non sono così espansivi come noi, ma non credo sia una questione di appunto di arroganza o di superiorità, ma piuttosto per loro rimanere in disparte è un segno di rispetto nei tuoi confronti, perché non vogliono disturbarti e non vogliono imporre la loro presenza, ma lo stesso atteggiamento ce l'hanno tra francesi stessi, quindi non è un comportamento che riservano agli stranieri. Grazie. Perfetto. Domenico, tocca a te. Allora, ciao Maria Rita, volevo dirti, puoi approfondire sul progetto Oltre i Confini? Allora, il progetto Oltre i Confini è il titolo del mio progetto di servizio civile che ho svolto 4 anni fa presso le Acri di Parigi. È un progetto che prevedeva un'attività in patronato, nel patronato delle Acri e nell'associazione. Quindi un'attività di sostegno agli operatori di patronato per quanto riguarda le pratiche amministrative e delle attività più ludico-ricreative per la parte di associazione a destinazione della comunità italiana presente a Parigi. Perfetto. Edoardo, tocca a te. Oltre alla tua attività di mobilità, organizzi anche dei workshop che riguardano dei progetti europei? Se puoi, descrivi uno dei workshop che hai organizzato e la sua importanza. Allora, per il momento non abbiamo ancora organizzato dei workshop, ma sono sicura che ne organizzeremo nel prossimo futuro. Invece con il comune di Parigi stiamo realizzando un progetto, che ha vinto il label Paris Europa, quindi è un progetto che coniuga l'accesso alla cultura al riciclo della plastica. Questo progetto è svolto in parallelo sia in Italia che in Francia ed è sovvenzionato dall'assessorato parigino alle politiche comunitarie. Perfetto. Ivana. Ciao Maria Rita, buonasera, grazie per essere qui con noi. La mia domanda è una domanda molto semplice e riguarda appunto la comunicazione. So che tu ti occupi di comunicazione e nello specifico ti occupi della gestione delle pagine Facebook, tra cui anche quella del progetto Oltre i Confini. Ci puoi spiegare come fai funzionare questa pagina e come comunichi attraverso questa pagina? Allora, la comunicazione non è veramente il mio settore di competenza. Io appunto mi sono occupata delle pagine Facebook durante il progetto Oltre i Confini e per quel poco che ho fatto ritengo che sia veramente essenziale prima di tutto una comunicazione interna tra tutte le persone che devono gestire la pagina, coordinarsi su degli obiettivi, uno stile comunicativo e soprattutto avere un calendario dei post da pubblicare per non arrivare all'ultimo minuto a fare le cose di fretta. Quindi una buona pianificazione è essenziale. Grazie. Un'ultima domanda. Potresti darci un consiglio, lasciare un consiglio ai giovani per essere più europei? Allora, sicuramente quello di essere curiosi, di informarsi, di farsi le proprie opinioni
e di non aver paura di chiedere informazioni e fare domande. E inoltre di partecipare a tutti gli eventi a cui è possibile partecipare, che siano eventi di scambio, di mobilità, e quindi partire per un breve o lungo periodo all'estero, ma oggigiorno ci sono tantissimi scambi anche virtuali, oppure anche partecipare a delle attività che si svolgono nella propria città, ma che hanno una portata europea. Grazie. Un riassunto riguardo, per finire, diciamo, dei tuoi ultimi progetti. Allora, attualmente io sono coordinatrice dei giovani delle ACLI a Parigi, quindi stiamo cercando di riunire più giovani possibile che sono interessati appunto a dinamiche associative, dinamiche di mobilità e europee. E inoltre mi occupo della gestione di questo progetto in collaborazione con il Comune di Parigi. Grazie mille Maria Rita per essere stata qui con noi oggi. E qui da ANG Agropoli Generation è tutto, stay tuned. Grazie a voi. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.